Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Dario Nardella, sindaco di Firenze del Partito Democratico, in auto quarantena volontaria dal 7 marzo. Poi ci racconta bene perché e per come. Buonasera, bentornata Ariel Dumont, corrispondente del settimanale francese Marianne. Buonasera, bentornato Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post. E buonasera, ciao, bentornato buonasera. Riccardo Luna, giornalista che tiene su Repubblica una rubrica fissa che si intitola Stazione Futuro e che è stata trasformata in un diario sul coronavirus. E il coronavirus sta diventando un'emergenza internazionale, anche se pochi sono i capi di Stato e di Governo disposti ad adottare delle misure davvero drastiche. E non si capisce bene la riluttanza, anche perché potrebbero per una volta tanto prendere a modello quello che sta facendo l'Italia. Subito dopo la pubblicità. Dario Nardella, lei si è messo in auto quarantena dopo la notizia che Nicola Zingaretti è coronavirus positivo e siccome lei lo aveva incontrato, eccola lì, isolato dentro la sua casa. Come funziona questo auto-isolamento? Ce lo spiega un po'? Sì, dunque, io sono in una quarantena obbligatoria di 14 giorni per aver avuto questo contatto. Ho rispettato tutti i protocolli, tra l'altro sto bene, non ho sintomi e per questo non ho fatto il tampone. Vorrei ricordare che il tampone si fa solo nel caso in cui si abbiano sintomi. Ho preso la camera di mio figlio, il più grande, che suo malgrado ora sta con gli altri fratellini, e ho un bagno separato, quindi devo stare attento anche ad avere, diciamo, contatti con i miei familiari. Ho poi la legge del contrappasso: per il mio lavoro di sindaco ho sempre avuto poca possibilità di stare con i miei, e ora che li ho qui vicino non posso abbracciarli e baciarli. Quindi, comunque, mi scusi, quindi il cibo le viene messo davanti alla porta, lei prende il cibo, lo richiude la porta. Uso la mascherina quando frequento gli altri spazi e mangio separatamente, cioè faccio in modo di non avere alcun tipo di contatto ravvicinato con i miei familiari, e comunque lavoro da casa, e anzi vorrei approfittare, Gruber, per ringraziare lei e tutti i suoi colleghi, perché state facendo un lavoro straordinario di informazione, di sensibilizzazione, facendo anche vedere purtroppo le esperienze delle quarantene e come ci si deve comportare in autoisolamento. Senta, sindaco Nardella, ieri il deputato Luca Lotti, oggi un'altra deputata e due vice ministri, Anna Ascani e Pierpaolo Sileri, positivi al coronavirus. I politici stanno prendendo sufficienti precauzioni? Avrebbe qualche consiglio da dare loro? Ma io penso che noi dobbiamo comportarci come gli altri cittadini e quindi rispettare in modo scrupoloso le regole. Anzi, se possibile, dobbiamo essere un esempio per gli altri. Io sto lavorando da casa tutto il giorno e devo dirle che questa terribile epidemia ci sta cambiando molto, sta cambiando le nostre abitudini, anche il nostro modello di lavoro, e dopo che tutto sarà passato, come mi auguro e spero, io credo che questo cambiamento sociale, organizzativo, anche a livello di relazioni umane rimarrà. Quindi l'unico consiglio che posso dare ai miei colleghi, che sono esposti oggettivamente per il tipo di attività che fanno, è di rispettare le regole ed essere di esempio per tutti gli altri cittadini. Riccardo Luna, allora abbiamo sentito oggi nel bollettino quotidiano il capo della Protezione Civile Borrelli ribadire che questa è una epidemia grave. La situazione in Lombardia si fa ogni giorno più difficile, lo denuncia anche oggi l'assessore
lombardo alla sanità, e quindi insomma diciamo la situazione resta difficile, continuiamo a contare le vittime del coronavirus, anche se ovviamente il Presidente del Consiglio Conte cerca anche di tirare gli italiani un po' su di morale, ha ribadito in serata che insomma i tanti italiani che si sono affacciati oggi alle finestre, ai balconi, hanno cantato, battuto le mani per ringraziare i tanti medici, infermieri, tra l'altro l'ho fatto anch'io oggi, devo dire, sono uscita sul balcone, ho anch'io battuto le mani perché trovo comunque straordinario il lavoro che stanno facendo i medici e tutto il personale sanitario. E quindi, detto questo, la situazione resta grave, difficile, faticosa anche per ogni singolo cittadino. La tua rubrica termometro su Repubblica, che cosa ci racconta oggi? E la tua lunghissima maratona che hai intitolata L'Italia chiamò, che hai fatto su Repubblica.it? No, in realtà non era su Repubblica, era per tutti i media. Abbiamo collegato anche la 7, abbiamo collegato Sky TG24, Mediaset, tutte le radio italiane. È stata una piattaforma fatta su un racconto fatto su YouTube, sul canale YouTube del Ministero dei Beni Culturali. Era per mettere in scena tutto il grande patrimonio culturale italiano, metterlo a disposizione di tutti e collegare le case. Cioè attraverso il telefonino, oggi in fondo noi in realtà siamo tutti scollegati, chiusi dentro quattro mura, però internet ci porta nelle case degli altri. Per esempio siamo entrati agli Uffizi, abbiamo visto la mostra delle scuderie del Quirinale di Raffaello, abbiamo fatto colazione con Renzo Arbore che ci ha suonato una canzone, Pierfrancesco Favino ha recitato una fiaba, L'Ortone, facendo tutte le vocine per i bambini che si stavano svegliando. Alberto Angela ha fatto la prima lezione di storia. Tu sei ancora sveglio, sì, per io dopo. Ti ho finito a mezzanotte. Sì. Ecco. Quindi è stata una giornata di terra e pensa che abbiamo finito la sera con tutti i cantanti italiani, quasi tutti, tantissimi, che da casa si sono collegati e hanno di fatto rifatto Sanremo. Quindi è stato un momento molto emozionante. Lo facciamo anche per raccogliere fondi per la protezione civile e si è visto che grande momento di comunità sta diventando questo per questa per l'Italia. C'è un momento in cui abbiamo riscoperto il fatto di essere uniti, anche dico l'orgoglio di essere italiani. In questo momento così difficile ci risentiamo, il fatto che l'abbiamo chiamato L'Italia chiamò, è la cosa forse più bella che è accaduta ieri, è quando ho chiesto a una community fatta da un migliaio di rocker di suonare ciascuno a casa propria l'inno di Mameli, poi l'abbiamo rimontato in un unico video, ci sono 1020 rocker che a casa suonano e cantano l'inno di Mameli e questo video è una meraviglia, secondo me persino Mattarella. E lo possiamo vedere su YouTube e anche sul vostro sito. No, ma sta ovunque, stava ieri sera, è dato ovunque. Certo. E quindi questo fatto, L'Italia chiamò, risentirsi italiani, è un momento difficile, lo sappiamo, dobbiamo stare uniti, perché comunque in questo momento, al di là del fatto di dire che bello sto a casa, sì, che bello sto a casa, qualcuno oggi me l'ha detto, sì, se sei un ricco c'è una casa grande, poi quando c'è la casa piccola non c'è gli spazi, c'è i figli dentro, lo smart working, insomma, senza tanti computer, cioè i disagi sono tanti, quindi questa cosa, in qualche momento oggi andiamo fuori, cantiamo l'inno, tra qualche giorno potrà essere ancora più difficile, perché sappiamo che non finisce. C'è questa serie di bollettini, ce l'hanno detto, guardate che le misure daranno effetto forse fra 2 settimane, ci vuole pazienza e questa pazienza vorrà dire che dovremo tenerci per mano, rispettarci anche dentro casa. I figli tutto il giorno dentro casa litigano, no? E i genitori che devono fare smart working, quei figli che devono fare la scuola digitale e che magari il professore non la sa fare, e quindi per esempio ogni professore usa una piattaforma diversa per fare le lezioni. E quindi questo uno fa, diciamo, latino su una lezione, greco da un'altra. È il problema di come fare lezione. Sì, e quindi c'è un momento, che richiede grande pazienza. Grande resilienza. Pazienza, resilienza, e poi arriveremo al rispetto delle regole, ma ci arriviamo. Ariel Dumont, allora, voi dal fronte vostro dei corrispondenti francesi avete sollecitato, lanciato un appello al governo francese affinché adottasse delle misure più drastiche contro il coronavirus del tipo di quelle che ha adottato l'Italia. Il presidente Macron, che ha avuto un colloquio telefonico col nostro capo dello Stato Mattarella, vicino all'Italia, eccetera, eccetera, però insomma alla fine in Francia ci sono più misure restrittive, ma niente di drastico. La popolazione, i francesi, sono d'accordo con questo passo dopo passo, inasprire un po' le restrizioni, ma non arrivare, diciamo, a nessun blocco, a nessuna chiusura, il cosiddetto lockdown, no? Sono d'accordo? Ma diciamo che per il momento la percezione è un po' diversa, nel senso che guardano molto quello che sta succedendo in Italia, vedono l'Italia che è completamente all'isolamento e si rendono conto che è una situazione molto molto difficile da vivere, perché ognuno è chiuso dentro casa,
c'è, credo, un grosso rischio di aumento o di sbocciare, di scivolare piano piano nella depressione per via di questo isolamento, e credo che i francesi lo guardano attentamente. Da un'altra parte, siccome c'è una situazione diversa, cioè in Francia diciamo che ci ritroviamo un po' come è stata l'Italia intorno al 22 febbraio, con un inizio prima alcuni casi, poi un primo morto, un secondo, e piano piano adesso siamo arrivati a 3.000. Sì, noi giornalisti francesi che sono a Roma effettivamente abbiamo scritto questa lettera, questa tribuna al presidente, dicendogli: attenzione, guardate quello che sta succedendo in Italia, e c'è il rischio che negli altri paesi, non solo da noi in Francia, ma in tutta Europa, succede lo stesso, quindi bisogna prendere delle misure. In un primo momento lui ha già annunciato la chiusura di tutto il circuito scolastico e universitario da lunedì, quindi questa è già una prima misura. Molte, molte imprese si stanno dirigendo sul telelavoro, ad esempio il mio giornale da lunedì sono tutti, lavorano tutti da casa, quindi credo che il fatto di prendere delle misure così gradualmente spinga un po' i francesi a capire, ad arrangiarsi forse da soli, diciamo. fanno prima i singoli individui dei governi, questo è un po' quello che mi raccontano, sì, sia amici presa, in Francia che in Gran Bretagna che in Spagna. Personale, in effetti. Sì, c'è una presa di coscienza personale, perché ci sono molti francesi che in piena autonomia attualmente dicono: io da domani non esco più, me ne vado nella mia casa in campagna, mi rinchiudo in casa, esco il minimo indispensabile, non vado più al cinema visto che i cinema sono aperti, cioè sto attento perché bisogna le fermare loro questo misure male, drastiche, individuali. Tra virgolette oscure. Senti Alessandro, sì. De Angelis, volevo chiederti, siccome in serata Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ha fatto una diretta Facebook in cui praticamente accusa Francia e Germania di avere stretto un patto attraverso la Banca Centrale Europea, ma non solo, contro l'Italia, ha detto, per spolpare l'Italia. Tu pensi che sia un'accusa fondata in qualche modo? No, questo è l'effetto chiaramente della dichiarazione della Lagarde dell'altro giorno, bisogna dire abbastanza sfortunata e poi corretta il giorno successivo dalla von der Leyen, che ha dato la sensazione di una totale mancanza di solidarietà dell'Europa. Quella dichiarazione è stata davvero improvvida e che ha avuto un evidente effetto sui mercati. E quello è stato un punto di svolta, anche in cui è finito anche quel minimo di clima, non da unità nazionale, perché questo non c'è mai stato dall'inizio di questa crisi, ma ha ridato fiato alle fanfare antieuropeiste della destra italiana. Salvini è passato in una settimana dalla collaborazione verso il governo a riproporre l'Italia dell'uscita dall'euro, no? Ora, non che l'Europa non abbia delle evidenti colpe, insomma, questo siamo tutti italiani che aveva detto la von der Leyen, ricordando il siamo tutti berlinesi, no? Famoso, mi pare che non sia passato. Credo che nella destra ci sia un'ottica sempre molto nostrana, ecco, sempre molto nostrana. Sul tema dell'Europa disunita, al di là del tema degli aiuti finanziari e di quale politica adattare per contenere il virus, la vera disunità si vede nel modo di conteggiare e contabilizzare, anche se il termine è brutto, i casi di coronavirus, perché c'è una tale disparità fra i vari paesi europei che evidentemente non ci sono criteri univoci, cioè non ha senso. Io sapete che sono abbastanza fissato con le cifre. In Italia più o meno muoiono in questo momento 7 persone ogni 100 contagiati, è il dato più alto del mondo, molto più alto della Cina, dell'Iran, della Corea, dove muore meno di una persona ogni 100 contagiati, noi 7, in Spagna 3, in Germania 0,2. Quindi non ha senso. In Francia 2,1, in Olanda 1,2, nel Regno Unito 1,8, in Danimarca 0,1. Quindi vuol dire che vengono contabilizzati, cioè quelli che muoiono la famosa cosa, da coronavirus o col coronavirus, sono molto diversi. Ieri, nel bollettino della Protezione Civile, hanno detto delle cose interessanti. Hanno detto che i morti in Italia hanno una media di 80 anni, in media.
quindi in gran parte sono quelli, in gran parte sono maschi, hanno la metà tre o più patologie, con patologie croniche, tre sì. patologie, quindi c'è, ce ne sono tre più il coronavirus. Negli altri paesi, quelli con più patologie, li contano morti in un altro modo, perché sennò non ha senso pensare che in Germania, vi faccio l'esempio della Germania, quindi che è più clamoroso. Quindi praticamente se hanno la più Germania, patologie e anche il coronavirus, sì, dicono la, sono morti per delle patologie, li, quindi no, non la Germania ha 4.000 casi, noi 21.000, no, quindi più o meno sono 5 volte. Noi abbiamo 1.400 morti, loro dovrebbero averne 400, ne hanno 8. 400, 8 c'è completamente. Cioè, certo. O il nostro sistema sanitario è un disastro, ma l'abbiamo visto i nostri medici, i nostri infermieri, ci fidiamo tutti di loro. Oppure c'è qualcuno, cioè l'Europa non ha mai dato delle linee guida per dire che cos'è, chi è un paziente di coronavirus, chi è un contagiato, chi è morto da coronavirus davvero? Perché se gli altri paesi, se ogni paese lo conta in un modo diverso, come racconta sempre, una cosa diversa al proprio, certo, ai propri cittadini e prende una politica diversa. Ma certo, come sempre i numeri possono essere manipolati e utilizzati a seconda del bisogno. Sì, sì, questo è purtroppo è anche, sono anche questo. Noi abbiamo da soli il più alto numero di pazienti in terapia intensiva di tutto il mondo sommato tranne la Cina. Se voi prendete tutti i pazienti in terapia intensiva coronavirus del mondo e l'Italia ne ha di più, da sola. Non hanno senso. Dario Nardella, lei che idea si è fatto? E posso chiederle che giudizio dà del governo Conte in questa fase così difficile? Diciamo che ovviamente tutti i giorni il Premier lancia un appello all'unità, alla solidarietà in questa fase di grande emergenza. E riesce a dare, secondo lei, la sensazione di essere vicino agli italiani e al di là, diciamo, delle parole, dell'empatia, della vicinanza, ci vogliono forse delle cose adesso più concrete, per esempio provvedimenti per aiutare l'economia innanzitutto, oltre a aiutare invece le regioni come la regione Lombarda, che è in ambasce, è in grande difficoltà con il sistema sanitario? Guardi, io credo che il presidente Conte stia in questo momento interpretando un ruolo giusto, corretto, di una persona equilibrata, pacata, ma non per questo incerta o disorientata. Oggi i nostri cittadini non hanno voglia di assistere a polemiche, hanno il desiderio di sentirsi tranquilli, rassicurati, ma anche indirizzati in modo chiaro. Quindi penso che il governo abbia preso, imboccato la strada giusta. All'inizio, in tutta sincerità, siamo arrivati impreparati, anche perché l'Italia è il primo paese occidentale democratico ad affrontare l'emergenza coronavirus dopo la Cina, che tuttavia non può essere presa a paragone, visto il modello politico informativo che è molto verticistico, molto diverso da quello nostro. E in questo caso l'aspetto economico è fondamentale. All'inizio un po' tutti abbiamo sbagliato nel pensare che si potesse fronteggiare l'epidemia senza modificare le nostre abitudini, anzi cercando di incoraggiare il mondo economico. Anche noi sindaci, preoccupati dall'effetto devastante sull'economia, abbiamo cercato di conciliare i due aspetti. Nel tempo credo che il governo e tutti noi abbiamo preso coscienza della priorità e del rigore con cui affrontare l'emergenza dell'epidemia. Gli aiuti economici sono comunque fondamentali. Io credo che solo i comuni abbiano bisogno oggi in Italia di almeno 1 miliardo di euro di aiuti per affrontare il tema delle tasse locali, le mancate entrate per tutto quello che riguarda la crisi dell'economia locale. Sono due sfide che vanno di pari passo e oggi le misure economiche, chiudo, ci serviranno, perché alla fine di questa emergenza tutti noi possiamo essere compatti e uniti nel riprendere la corsa. Anche perché questa epidemia sta cambiando davvero le nostre abitudini. E a proposito di quello di cui parlava lei, Gruber, degli altri paesi, i paesi europei hanno di fronte l'esempio dell'Italia. Se si fanno trovare impreparati, se sottovalutano l'impatto di questo contagio, avranno più responsabilità di noi, proprio perché hanno davanti a loro degli esempi a cui fare riferimento, perché oggi solo attraverso l'autoisolamento, attraverso misure rigorose, noi possiamo affrontare
e vincere questa battaglia molto difficile che costa tanti sacrifici per tutti noi a livello personale, economico e anche sociale. Alessandro De Angelis, torno ancora per un attimo al lavoro di questo governo, del governo Conte. Tu non hai di sicuro risparmiato critiche a Conte neanche sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Hai rivisto il tuo giudizio, perché alla fine, alla fine l'Italia si sta comportando meglio di altri paesi, e dimmi anche solo una cosa sulle misure economiche che il governo dovrebbe varare con un decreto domani o al più tardi lunedì. E, allora, telegraficamente, diciamo, è chiaro che questa è la fase right or not my country, in cui bisogna avere una certa misura anche nelle critiche e nelle polemiche, ed è chiaro che siamo dinanzi a un'emergenza tale che è fisiologico anche un work in progress fatto di aggiornamenti continui, di difficoltà e di estrema flessibilità. Tuttavia io credo che in questa crisi ci sia stata una certa incertezza da parte del governo dall'inizio, non quello indirizzo chiaro di cui parlava il sindaco Nardella, che ha dato l'idea di inseguire gli eventi. Noi abbiamo avuto in 3 giorni 3 provvedimenti diversi, uno che chiudeva solo la Lombardia e uno che poi faceva il lockdown in tutta l'Italia, creando, questo non è un discorso da addetti ai lavori o politicista, creando una grande confusione nel paese con la pubblicazione delle bozze, l'esodo dal nord che fa temere l'Istituto Superiore della Sanità, dichiarazione di ieri, adesso di un contagio a sud. Io sono d'accordo anche con quello che diceva Paolo Mieli nella sua trasmissione, che ho visto che poi è stato bastonato dai gendarmi dell'ordine costituito, diciamo, ma il disordine istituzionale... Ci sono i gendarmi dell'ordine costituito? Mi sembra che abbia avuto le sue solite carezze dal Fatto Quotidiano, diciamo, che per cui il governo non si può criticare a prescindere, ecco. In queste fasi serve una catena di comando certa e una comunicazione chiara. Questo disordine istituzionale, per cui i provvedimenti vengono spifferati ai giornalisti amici durante il giorno, per fare delle conferenze a stampa notte, con il Premier che non fa un discorso di verità agli italiani, io sono d'accordo con Mieli, è dannoso. Gli italiani non vanno lodati per il consenso. E non mi ha detto agli italiani che ci abbiamo un piccolo sacrificio per poi riabbracciarti domani. Agli italiani va detto che si sono comportati male, come hanno detto i medici cinesi venuti in Italia, che con il loro comportamento hanno creato un rischio e hanno amplificato il rischio, e che questa non è una passeggiata dopo la quale ci riabbracceremo. Chi mette di sé le foto citando Churchill, di Churchill dovrebbe citare il discorso che saranno lacrime e sangue. Allora, ritiro tutto quello che ho detto nella mia domanda. Non hai rivisto il tuo giudizio sull'operato del Premier Conte? Qui stanno lavorando, vuoi 2 numeri Nardella, al volo? Voglio sentire un attimo Nardella e poi Riccardo Luna e poi Ariel Dumont. Io stesso ho detto che all'inizio eravamo impreparati, però da sindaco, vedendo anche la mia città, come ho detto, bellissima e desolata, perché io non ho mai visto nella mia vita una Firenze completamente vuota, devo dire che negli ultimi giorni i nostri cittadini stanno assumendo dei comportamenti seri e responsabili. Vedere in fila davanti ai centri commerciali tutti con la mascherina a 2 metri di distanza, vedere persone che diciamo evitano qualunque tipo di assembramento, a mio avviso è la dimostrazione che abbiamo una società che ha ancora qualche anticorpo. Quell'individualismo tipico che ci viene attaccato a noi italiani non è poi così devastante, perché stiamo reagendo. Anche quello di cui parlava Luna prima, questa creatività che ci sta permettendo di vivere senza depressione totale questa nostra condizione di persone chiuse in casa, utilizzando i canali social, utilizzando anche un sistema mediatico che sta diventando più equilibrato, se vogliamo, più pacato. Ecco, io credo che il paese stia cominciando a reagire. Non me la sento di lanciare questa croce addosso agli italiani, che peraltro sono stati ingiustamente criticati anche, devo dirlo, da alcuni giornalisti inglesi e francesi, come i soliti italiani, la solita armata Brancaleone.
in questi giorni stiamo dimostrando di essere un paese abbastanza serio, coordinato. Non è un caso che molti giornalisti stanno indicando adesso l'Italia come un esempio da seguire. Come un esempio da seguire, Ariel Dumont. Allora, ci sono delle eccezioni, purtroppo. Sì, no, no? Non perché sono oggi d'accordo con il sindaco. Ci sono state, adesso le do la parola, ci sono state migliaia di controlli oggi con violazioni da parte dei cittadini che appunto non potevano uscire, bisogna stare a casa. Questa, diciamo, è la parola d'ordine che dovrà restare con noi ancora per molto tempo. E quindi lei non era d'accordo su cosa, Ariel? Lei, tu, ci diamo del tu tra colleghi. Sì, non ero d'accordo con il sindaco quando ha detto che gli italiani sono stati derisi da inglesi e francesi. Da inglesi sì, è vero, alcuni, c'è stata quella battuta abbastanza infelice, ma diciamo che i francesi allo stato attuale, e questo tengo veramente a sottolinearlo, hanno un grande rispetto per tutto quello che gli italiani stanno facendo per il loro paese, perché tutte le persone, tutti i francesi che ho sentito in questi giorni, l'unica domanda che mi viene posta è: come state? Come è? Come va? Come passa tutta la giornata? Come è il confinamento? Quindi c'è veramente un grande rispetto e direi anche una specie di ammirazione. Io stessa vivo a Roma e vedo il comportamento dei romani. Diciamo, prendiamolo con il senso della battuta, ma il romano, come il parigino comunque, è abbastanza indisciplinato. Quindi vedere tutta la popolazione che veramente si mette in fila, rispetta il metro, non esce, sta in casa, poi questa esplosione nei flash mob, trovo che sia una cosa veramente molto molto bella, e credo che a livello europeo siamo tutti molto molto fieri di tutto quello che sta facendo l'Italia, e credo che quando succederà, perché potrebbe succedere e molto probabilmente succederà, non sappiamo in quale proporzione, ma succederà. Quando succederà negli altri paesi, come la Francia e come altri, noi prenderemo in esempio gli italiani e diremo: hanno fatto bene, e lo facciamo pure noi. Riccardo Luna, allora, sono così disciplinati gli italiani? Sì, nella stragrande maggioranza. Beh, io sicuramente. Io do un giudizio molto positivo, sì. Perché di fatto abbiamo stabilito, uso un'espressione forte, una specie di legge marziale, e nessuno ha detto nulla. Cioè, se ci sono state 10, 15, 100, 1000 eccezioni, stasera sono arrivato qui, anche le strade di Roma sono buie, cioè col fatto che non si può girare è anche tutto buio, c'è un sole tutto chiuso, non c'è neanche l'illuminazione stradale, è come se fossimo in guerra in questo momento. Quindi il fatto che tutta la popolazione abbia accettato questa cosa con minime eccezioni, qualcuno è uscito, ma è anche vero che le norme non erano chiare: posso portare il cane a passeggio, sì o no, posso andare a trovare i miei genitori, no, forse no, posso fare la spesa quante volte, cioè non è così chiaro, posso andare a fare jogging, oggi a Roma hanno chiuso i parchi, quindi però lo posso fare per strada. Cioè, le norme non sono chiarissime, ed è normale che è sia vero, un momento sì. Così. Però complessivamente ci hanno detto in 20 giorni, 20 giorni fa avevamo un paese normale, in 20 giorni è scoppiata la guerra e non ce l'ha dichiarata nessuno formalmente. E siamo tutti lì ubbidienti, al supermercato, come dicevano gli altri, a 2 metri, ci mettiamo i guanti, facciamo tutto bene. Complessivamente abbiamo reagito benissimo, ed è sicuramente una cosa per la quale molti saranno tutelati dal governo. No? Si parla di queste importanti misure economiche che all'inizio erano partite, se mi ricordo, 3,5 miliardi. Sì, poi domani scalato, nel Consiglio dei Ministri verranno scalato affrontati quindi punti. Sicuramente all'inizio abbiamo molto sottovalutato l'impatto economico di questa cosa. E anche adesso, comunque, c'è una parte di paese che comunque non sarà tutelata. Quelli che non possono fare smart working, quelli che hanno una partita IVA. Ieri io facevo questa diretta sul sito del Ministero dei Beni Culturali. I lavoratori dello spettacolo mi hanno scritto a centinaia. Loro, se non producono un film, un teatro, se non c'è un set, non guadagnano nulla, non hanno stipendi. Quindi c'è tanta gente che da questa cosa, ci saranno le vittime da coronavirus e poi ci saranno le vittime economiche da coronavirus. Non solo aziende che falliscono, ma proprio persone che arrivano alla povertà vera e che non abbiamo neanche strumenti per aiutare. Come li aiutiamo questi? La partita IVA, che non guadagna, chi l'aiuta? Beh, per formula? Esempio, il governo ipotizza anche, vero Alessandro De Angelis, di intanto non far pagare le tasse anticipatamente. Ma non possono pagare tasse se non guadagnano. Non guadagneranno appunto, niente appunto. Quest'anno. Cioè, il problema è che non sì, il governo domani mattina aveva il Consiglio dei Ministri aveva
questo atteso decreto economico che prevede anche delle misure sanitarie. Le misure sanitarie le definiranno questa sera in nottata e si tratta di potenziamenti delle terapie intensive, i cosiddetti ventilatori, no? Cioè i respiratori che servono nelle rianimazioni, si tratta di capire se un aumento del 50, del 100%. Per quanto riguarda le misure economiche, sono quelle di cui diciamo si discute da giorni, che di fatto equiparano lo stato di quarantena a quella di malattia nelle aziende, no? Poi sono prorogate i versamenti fiscali, il congedo di 15 giorni, l'indennizzo per le partite IVA, fondi raddoppiati per la cassa integrazione, ti sto leggendo l'elenco che ci trapela dal governo e così via, per un totale di 15 miliardi che a occhio l'entità di una manovra, il governo ne ha a disposizione in tutto 25, avendo sforato il patto di stabilità, e portandolo al 3,3, ma 10 si riserva per interventi nei prossimi giorni, perché è del tutto evidente che siamo in una crisi molto lunga e la prossima tappa, i governatori del sud lo stanno dicendo ormai da giorni, è il terrore che questa vicenda si possa estendere al sud. Purtroppo io sono poco d'accordo con quello che è stato detto per colpa anche del comportamento degli italiani, perché sai Lilli, c'è una frase bellissima di Sartre che diceva che le repubbliche forti ci sono quelle fondate sulla consapevolezza in assenza di leggi. L'Italia, che non ha senso civico, ha avuto bisogno di leggi speciali per mettere gli italiani a casa. Finché si basava sulla consapevolezza, andavano a sciare o andavano in spiaggia, secondo le foto che abbiamo visto non più di 6 giorni fa. Comunque intanto, no, non è d'accordo Riccardo Luna, comunque in serata Ariella Francia, la sua Francia, ha deciso comunque di adottare qualche misura più drastica, no? Perché il primo ministro ha detto che i ristoranti, i luoghi di culto, i negozi, tutto quello che non è essenziale, necessario, va chiuso. Quindi adesso tu dicevi prima che insomma ci arriveranno tutti prima o poi. Sai, non è detto che ci arriveranno tutti. Cioè, non è, prendete il caso del Giappone, no? Che secondo Salvini, per una battuta infelice che ha fatto, la riporto perché sbagliamo tutti nella vita, confina con la Cina. Il Giappone, che ha una popolazione della stessa anzianità dell'Italia più o meno, ha 800 casi, noi 21.000, 22 morti. Cioè in Giappone, che è lì davanti, praticamente l'epidemia di coronavirus non c'è stata, l'hanno contenuta benissimo. E tra l'altro c'è un altro discorso che va fatto che riguarda... L'hanno contenuta, ma voglio dire, quindi in misura veramente esigua come impatto. Però c'è un altro tema, c'è un altro tema che secondo me è il ragionamento che stanno facendo, che è una scommessa sulla pelle delle persone, nel Regno Unito e in altri paesi, che è la scommessa del caldo. Perché se voi guardate alla diffusione del virus, nei paesi caldi ci sono pochissimi casi, quindi vuol dire che non sono diventati focolai. È arrivato un turista, due turisti, 15 turisti, speriamo, fatto, e non è diventato focolaio. Io ho l'impressione che molti scommettano sul fatto che con l'arrivo della primavera e delle temperature alte il virus possa essere contenuto e i sistemi sanitari lo possano gestire. Perché ricordiamoci, un sistema sanitario non è in grado di gestirlo, è un fatto numerico, cioè si può contenere, molti quei rischi. Quindi io credo che molti scommettano sul caldo, quindi credo che quello che sperano molti paesi, per esempio il Regno Unito, è che col caldo i casi si riducano e loro siano in grado di gestirlo. È una scommessa. È una scommessa di un azzardato pokerista, verrebbe da dire. Ariel Dumont. Ci arriveremo o non ci arriveremo, non lo sappiamo perché per il momento nessuno ha la palla di cristallo. È vero che molto probabilmente in alcuni paesi, come parlavi Riccardo prima nel Giappone, ha preso molto, perché ci sono anche, bisogna tenerne conto, di stile di vita completamente diversi. I giapponesi, ad esempio, non sono come i milanesi o i romani che escono alle 6, 6:30 e se ne vanno tutti quanti a fare l'aperitivo. Il giapponese a un certo punto se ne sta a casa. C'è poca vita sociale rispetto a quello che c'è nei nostri paesi. Quindi di conseguenza c'è un tasso di contaminazione che potrebbe essere un po' più basso. Adesso bisogna vedere comunque con il caldo, perché effettivamente ci sono scienziati che dicono sì, il caldo può farlo fuori. No, il caldo non lo farà fuori.
questo vedremo. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Non ha preso in Africa. L'unica se cosa fosse è che per in Africa oggi sarebbe un'ecatombe, no? Ecco, ma non lo non sappiamo, per adesso non è successo, speriamo non succeda. Quindi non dobbiamo dire che per forza andrà tutto non male. Vediamo. Sappiamo esattamente in Africa, perché probabilmente i depistaggi come da noi non sono stati fatti. Quindi non abbiamo dei numeri. Non abbiamo dei numeri e non sappiamo sicuramente ancora da un punto di vista scientifico se il coronavirus verrà sconfitto dal caldo, dalla bella stagione. Sappiamo però di sicuro, e un po' lo abbiamo raccontato anche questa sera, che dopo finita l'emergenza coronavirus anche in politica nulla sarà più come prima. Ce lo spiega Paolo Pagliaro. Pochi secondi di pubblicità. L'emergenza coronavirus sta mettendo in discussione diversi convincimenti politici, economici e sociali fin qui condivisi dalla maggioranza degli italiani. Ne esamina alcuni FB Lab, centro studi specializzato in analisi del contesto politico-istituzionale, che ha pubblicato un paper sull'impatto che il coronavirus potrà avere sul senso comune dei cittadini. È destinato a modificarsi, ad esempio, il giudizio sul rapporto tra pubblico e privato nei settori nevralgici della società. Osservando come viene gestita l'emergenza in ambito sanitario, è possibile che dopo la crisi venga sancita la primazia del pubblico sul privato anche in altri settori. Ci sarà più attenzione per le esigenze e la gestione del Servizio Sanitario Nazionale. E ci sarà più insofferenza per le ingerenze della politica, in particolare della politica locale, sulla governance delle ASL e degli ospedali. Ma il ripensamento forse più radicale riguarderà il rapporto tra lo Stato e le regioni. Ha perso molto del suo appeal il progetto di autonomia differenziata, con l'ipotesi di attribuire ulteriori poteri alle regioni a statuto ordinario. In queste settimane è stato evidente che su questioni cruciali come quella della salute pubblica il ruolo del governo centrale non è delegabile alle amministrazioni locali e ai governatori, per quanto capaci e popolari. E se dopo il coronavirus qualche novità ci sarà, essa andrà in direzione non di un maggior federalismo, ma di un rafforzamento dei poteri centrali. Questo, Riccardo, e poi smart working per tutti i politici. Me, probabilmente anche. Ad esempio, il Consiglio regionale Piemonte farà una seduta dove tutti i consiglieri saranno collegati da casa. So che il governo lo sta valutando per i consigli comunali, forse l'ha fatto per il Parlamento. Cioè, perché chiudere il Parlamento e bloccare l'attività amministrativa? Probabilmente si può continuare a fare da casa, via computer, e non spegnere tutto, probabilmente. Allora, grazie. Io ringrazio i miei ospiti di essere stati con noi. Ricomincio da Dario Nardella. Grazie, Nardella. Grazie, Alessandro De Angelis. Grazie, Ariel Dumont. Grazie, Riccardo Luna. E grazie, spettatrici e spettatori. Vi lascio adesso ad Andrea Purgatori. Un Andrea Purgatori, una versione diciamo inedita, nel senso che è in autoquarantena e quindi vi presenterà questo numero di Atlantide da casa. È un numero che si intitola In fuga dalla guerra, perché siamo tutti presi dal coronavirus, però stanno succedendo molte altre cose e alcune grandi tragedie, come per esempio quella della fuga dei profughi di guerra che sono ammassati sull'isola greca di Lesbo. Quindi state con noi, io vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo naturalmente lunedì 8:30. Arrivederci.